rassegna della riscoperta delle tradizioni popolari con buona musica, con il DJ Aniceto, questa sera a Villa Pastore di Capriglia di Pellezzano. Siamo con il promotore dell'evento, Daniele Caramagna. Daniele, vogliamo parlare un po' di questo evento? Sì, volevo innanzitutto salutarti, ringraziarti, non ci vedevamo da qualche anno, sei stato mio caporedattore alla redazione del Salernitano con Gigi Cascello, che salutiamo. È una serata organizzata così, una telefonata di un amico che mi ha presentato altri amici. Io ho coinvolto i miei amici Giovanni D'Acunzi e Pasquale della Carmela, ho coinvolto la Canonico e Santoli, il Caseificio Barlotti, il mio grande amico e DJ Aniceto, e stasera aspettiamo degli amici per stare insieme, presentare il libro di Tonino Scala e Andrea De Simone. Un libro sulla cipolla ramata. Un libro sulla cipolla ramata. Che parla poi di una storia particolare, di una sfida fra un compagno comunista ed un personaggio che poi durante la serata vi sveleremo, e soprattutto uno show cooking, nel senso che mentre Tonino presenta il libro si affaccenderà nel pentolone per preparare la pasta a sorpresa. Ecco, inutile nasconderle, questi ultimi 16 mesi sono stati condizionati dalla pandemia, il Covid che ha un po' relegato in secondo piano tutta una serie di eventi. Ecco, lei come ha vissuto questo periodo? Io l'ho vissuto col fermo, il fermo totale, perché non c'era possibilità di programmare alcunché, neanche con gli sponsor, tant'è vero che io ho ricominciato dove avevo lasciato il discorso sospeso con le aziende. Quindi una pausa presa per forza di lavoro, ho preso una pausa di lavoro ritornando a fare cinema, che era quello che poi facevo a Roma negli ultimi anni, che ha adottato un protocollo rigidissimo, tamponi ogni 48 ore, mascherine FP2 cambiate ogni 4 ore, un Covid manager sul set che controllava che tutto andasse a posto. Nel mio set, che si è girato fra Torino e Roma, su circa 70 impegnati non c'è stato nessun caso, quindi ecco, è possibile ripartire. Lavorare e ripartire. Ecco, come ripartire? È una fase un po' particolare, si parla di una terza, quarta ondata, le varianti e tutto il resto. È una situazione che condiziona inevitabilmente un po' tutti. Ecco, qual è il suo messaggio per una possibile ripartenza e come? Il mio messaggio è quello di non fare terrorismo. Abbiamo un bombardamento di terrorismo mediatico da parte dei virologi, da parte dei politici. Noi abbiamo un esempio in Campania, abbiamo De Luca che ha costruito la sua ripartenza e fortuna elettorale con il terrore. Non bisogna terrorizzare, bisogna far comprendere, anche perché non possiamo dire ad una persona che si è vaccinata con l'AstraZeneca: adesso l'AstraZeneca non si può più utilizzare, ti vacciniamo con qualcos'altro che capita. Questo è un messaggio sbagliato. Sono questi i messaggi da evitare. Noi dobbiamo dare la comprensione e non bombardare di notizie terrificanti. Tonino Scala presenta il suo libro Pablo Neruda, La cipolla e le lacrime del compagno Alicato. Vogliamo parlare di questo volume? Sì, è un volume, un libro che nasce prima della pandemia. Nasce durante una presentazione di un altro mio testo a Montoro, un testo di natura diversa, un testo sul sud, sul federalismo differenziato, e la cosa bella delle presentazioni è il post presentazioni. Mi viene incontro Andrea De Simone, mi regala... Proprietario di casa. Sì. Mi viene a incontro, mi regala un suo libro sulla cipolla e mi racconta una storia, un pezzo di storia che è una cena, una sfida culinaria che c'era stata negli anni 50 a Capri tra Pablo Neruda e Mario Alicato. Questa cosa mi affascina. Bella questa storia. Una storia vera. Questa cosa mi affascina, faccio una ricerca storica, non si sa cosa realmente è stato fatto, cosa è accaduto, e con Andrea durante la pandemia decidiamo di scrivere, di romanzare quel fatto vero, ovvero questa sfida. Siete partiti da un fatto vero e poi avete un po'... Sì, siamo partiti da un fatto vero, siamo partiti da una sfida culinaria
che realmente c'è stata, per poi arrivare a riscriverla, a romanzarla, ed è uscito fuori un romanzo storico romantico, avvincente, politico, rivoluzionario. C'è un po' di tutto. Grande storia d'amore tra la Matilde Urria e Pablo Neruda. Perché... Ecco, si parte però dalla cipolla, famosa cipolla ramata di Montor, prodotto tipico della nostra terra. Sì, si parte dalla cipolla ramata perché la sfida è appunto tra Neruda, che conosce la cipolla cilena, ma Alicata, che essendo calabrese conosceva bene la cipolla di Tropea, poi avendo fatto politica a Napoli ha ben conosciuto la cipolla di Tropea, che è la regina per la genovese. Cipolla rossa. Sì. Ecco, un libro riservato a chi? A leggere da parte di chi? A chi ama i romanzi storici, a chi ama le storie d'amore, a chi ama il nostro territorio e a chi ama Capri. Però non la Capri del jet set, la Capri che tutti conoscono, ma la Capri bucolica, perché il buon Neruda ha vissuto un periodo a Capri particolare. Lui andava ogni mattina dai contadini a prendere i prodotti, dai pescatori a prendere il pesce, quindi per chi ama una delle isole più belle del mondo, leggendo questo libro riuscirà a vedere un aspetto nuovo di Capri, diverso.